Bene, direttamente da Psychopathic Home, questo video di presentazione delle ultime novità. Salutiamo gli elementi della famiglia. Bella, bella, bella Pingu morto, bella Pingu on the snowboard ancora da crepare. Bella tazzina dello spray con l'alga rosso. E adesso, a parte le puttanate, arriviamo a noi. Eccoci qua. Ecco la news del secolo, una cosa in esclusiva mai fatta da nessun altro, creando questa mente malata. E questa è la news. Bene, si tratta di due magliette tagliate in punti strategici fighi e ricucite tra di loro. Chiaramente il tutto è manuale, ricucito manualmente con una bella macchinetta da cucire per ore e ore e ore da manifattura, senza nessun bambino cinese schiavizzato, e questo è importante. E niente, penso che sia la news assoluta. In questo caso il taglio è fatto così, quindi ci sarà un'altra magliettina azzurra con questo coso qua giallo, però in altri casi ci può essere un taglio così, un altro taglio così, cioè tagli in vari modi per fare ogni volta un pezzo unico, come al solito. Pezzi unici sono la mia fissa. E il disegno in questo caso è questo: un elefante strafatto, ancora senza occhio, ancora da creare, e col cappellino da mongolino. Come disegno è a contrasto e sarà sempre così. Nell'azzurro ad esempio c'è un bel rosso scuro, una specie di granata, e nel giallo un nero. Presto questo elefante prenderà vita. Ora vediamo gli strumenti dell'artista psicopatico: pennellini, gomma e pane. Ciao gomma pane, saluta. Mano psicopatica, pennellino in ammollo, saluta pennellino in ammollo. Bella. Bene, regala un sacco di bollicine a questi bastardi, ma non è champagne. Un saluto anche da Teddy Bear, il primo supportatore, supporter di Psychopathic. Bella ragazzi. E niente, a presto per altre news. E supportate lo stile psicopatico. Live from the streets. Yaa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